I demoni immettono nell'anima un'emozione negativa, la famosa tentazione, per esempio, di arrabbiarsi, di odiare qualcuno. Se voi non cadete nella tentazione, non vi arrabbiate, Satana non ha punti di accesso, non può farvi niente. Se voi cedete alla tentazione e vi arrabbiate, aprite la porta di accesso a Satana, che comincia a nutrirsi dei vostri peccati, delle vostre emozioni basse. Quando li nutriamo con l'odio, la rabbia, il rancore, loro si attaccano a noi e continuano a chiedere nutrimento. Immettono in noi delle emozioni, degli impulsi e controllano le nostre volontà, i nostri comportamenti, senza che noi ce ne rendiamo conto. Non siamo più padroni di noi stessi, come ha detto la Madonna. Quando cominciano a dominarci, cosa può succedere? Giampilieri, 2003. Come sono forti e continui gli attacchi degli spiriti cattivi per colpirvi, anche nella vostra vita fisica, con incidenti, disgrazie, attentati, malattie, calamità, esplosioni di violenza, di guerre e di rivoluzioni. Riescono a creare delle combinazioni, fanno in modo che noi ci troviamo nel posto giusto, al momento giusto, per creare degli incidenti. Fanno in modo che incontriamo delle persone con cui litigheremo. Stimolano iperproduzione di adrenalina, dei picchi di ira, di violenza incontrollabili, attriti, divisioni, incomprensioni, rivoluzioni e guerre. Sono loro i nostri veri nemici. Efesini 6, lettera di San Paolo. Rivestitevi delle armi di Dio per poter stare in difesa contro le insidie del demonio, perché non è già né contro la carne né contro il sangue che noi dobbiamo combattere, ma contro i principati e le potestà, contro i reggitori di questo mondo, di questo luogo di tenebre, contro gli spiriti maligni che sono nell'aria. I nostri nemici principali non hanno né carne né ossa, però praticamente nessuno ne parla. Quindi, per cominciare a contrastarli, mettiamo alla luce questa verità. Non arrabbiatevi mai nei gruppi WhatsApp, Facebook. Se vi attaccano inutilmente, avete ragione, piuttosto fate silenzio. E procurate acqua, olio e sale esorcizzati, metteteli sulle porte di casa, sulle pareti, sui pavimenti, fatelo. Paratico, 2001. Figli miei, desidererei chiedervi un costante impegno nella preghiera e soprattutto nelle opere. Giacarei, 2017. Ricordatevi sempre che la fede senza le opere è morta. Io credo solo nell'amore di quei figli che mi danno opere, opere d'amore. Siate pertanto i veri figli di Dio e non i falsi che parlano, parlano ma non fanno nulla. El Escorial, Spagna, 1998. La preghiera senza le opere è vana, figlia mia. Quanti sono a muovere le labbra senza muovere il cuore? E se poi incontrano un povero bisognoso, gli dicono: che Dio ti protegga, fratello. Che tipo di preghiera fanno gli uomini? Te l'ho detto, figlia mia, e te lo ripeto. Urla che non sono quelli che dicono: Signore, Signore, che entreranno nel regno dei cieli. La Madonna insiste nel ricordarci il passo del Vangelo che dice: non saranno quelli che dicono Signore, Signore ad entrare nel regno di Dio. È un messaggio indirizzato soprattutto alle persone che pregano
E quando vedono un mendicante fuori dalla chiesa fanno finta di niente, che pregano e non diffondono questi messaggi, che pregano e non fanno niente per migliorare questo mondo. La preghiera diventa ipocrita e non è apprezzata. Cavarsiere 2020. La preghiera e la carità vanno di pari passo. Date qualcosa anche a chi non ha. Jenny, veggente della Puglia, Lecce, messaggio del 2018. Non vi ho forse detto siate vicino a coloro che hanno bisogno, a coloro che sono soli e disperati? Non vi ho forse detto fate opere buone? Ecco, figli miei, io non vedo tutto questo. Io non vedo amore né carità né opere buone né verso il proprio fratello né verso il prossimo. Che serve pregare e andare in chiesa se poi non fate ciò che vi chiedo? Perché non ascoltate, figli miei? Quando siete ancora lontani, figli miei, dai miei insegnamenti, dalla mia parola, professate amore ma poi non sapete amare. Gesù aveva detto siate luce. Portate la vostra luce nel mondo con le vostre buone opere. Tenete accese le vostre lampade. Come vi ho detto prima, la nostra anima è anche un campo emozionale. Quando noi facciamo un'elemosina a dei bambini che muoiono di fame, quando troviamo un lavoro a un senza tetto, quando facciamo la spesa a una famiglia in difficoltà, anche se non ci ringraziano, ci sentiamo felici, siamo a posto con la coscienza, siamo in alto. In quel momento la nostra anima si illumina, aumenta le sue frequenze, aumenta la sua luce. Zaro, aprile 2000. Voi siete figli della luce e dovete vivere in essa. 2003. Voi restate uniti nella preghiera perché lì vi sarà donato lo Spirito Santo. Giacarei 2016. E così, fate attenzione, come i cobra fuggono dal calore del fuoco, Satana e i demoni fuggono da te e fuggono anche da tutti coloro che sono vicini a te. I demoni non hanno potere di avvicinare coloro che sono vicini a te, grazie alla tua fiamma d'amore, perché la tua voce ovunque arriva porta la tua fiamma d'amore. Se sapeste quanta luce si stacca dalle vostre bocche quando pregate il Santo Rosario e quanto questa luce offuschi, acceca, paralizza Satana e i demoni, voi preghereste il mio rosario senza sosta giorno e notte. Quando uniamo preghiere e opere, innalziamo la nostra luce, innalziamo le nostre frequenze e col rosario ospitiamo lo Spirito Santo, la luce di Dio, un fuoco, una fiamma d'amore che brucia, scaccia, paralizza, acceca i demoni. Li facciamo, diciamo, evacuare.